Amici, bentornati nella mia pagina Facebook, YouTube, sito internet e tutto quanto è. Le cove volgono al termine, ormai il tempo sta diminuendo e quindi tempo per quanto riguarda gli accoppiamenti, quindi ormai essendo partiti già a gennaio-febbraio, ormai stiamo ultimando la riproduzione di questo 2016. Posso dire che è stata un'annata fantastica, favolosa, inaspettata. Sinceramente non credevo di avere ottimi risultati. Contavo di fare un 30-40 novelli. Invece, con gli ultimi che sono in fase di svezzamento, dovrei superare i 60, quindi intorno ai 60-65 novelli. Quando comunque saranno tutti completi, vi saprò aggiornare sul numero esatto. Quindi è stata un'annata favolosa, soprattutto appunto dovuta a dei soggetti molto interessanti e molto, molto belli. Volevo un attimino aggiornarvi su appunto il termine cove. Allora, rimangono due femmine in cova. Abbiamo qua una femmina, una coppia di bianchi recessivi, dove c'ho su dentro solo la femmina, il maschio è stato tolto, e ci sono tre piccoli che hanno 18 giorni, quindi ancora 15 giorni, poi saranno totalmente svezzati. Quella lì è la loro mamma. Qui abbiamo un'altra femmina, bianchi recessivi. Anche qua abbiamo due piccoli che sta ultimando di svezzare. Anche loro hanno circa 18 giorni. Qui abbiamo una coppia di bianchi recessivi. Questa è proprio l'ultima a livello di data perché sono quattro nati tra ieri e l'altro ieri. Qua c'è la femmina che sta covando. E qua, eccoli qua. Questi sono i quattro pulli ultimi stagione 2016. Quattro bianchi recessivi. Speriamo, vedo che sono stati già imboccati, quindi speriamo che vada tutto bene. Qua abbiamo una femmina bianca con tre piccoli, anche loro hanno circa 20 giorni. Qua abbiamo una femmina giallo con due piccoli, anche questi hanno circa 20 giorni. Poi abbiamo una femmina avorio con quattro, questi hanno 30 giorni, quindi pochi giorni si possono togliere. Qua abbiamo tre gialli con il papà, questo è il loro padre, che li sta svezzando. La femmina non c'è più perché è già stata venduta. Se avete notato sul mio profilo, avevo in vendita tre coppie di gialli adulti, che è venuto un ragazzo che mi ha fatto piacere conoscere oggi a ritirarle. Ed era la femmina e questo è rimasto il padre che li sta svezzando. Qui abbiamo dei bianchi novelli, con dei bianchi novelli messi già in gabbia. Quello è un adulto, è un adulto giallo portatore di bianco. E poi qua un altro adulto, dov'è che non lo trovo? Eccolo qua. Qua c'è l'altro adulto bianco. Qui abbiamo tutti i novelli, cioè tutti, anche qua abbiamo altri novelli, qui abbiamo ulteriori novelli, qua abbiamo tutti i novelli bianchi, eccoli qua, e qua abbiamo tutti i gialli. Piano piano stiamo cercando di distribuirli nelle varie gabbie perché iniziano veramente a diventare stretti, alcuni purtroppo si sono già rovinati un pochino le ali, le spalle. Però cose che capitano essendo un pochino stretti, quindi stiamo cercando un attimino di dividerli nelle varie gabbie in modo da avere più spazio. Ecco qua, questa è la situazione aggiornata. Vi ringrazio a tutti come sempre per
di seguirmi, mi fa molto piacere che mi chiedete consigli, pareri, opinioni. Cerco sempre di fare del mio meglio, cerco sempre di aiutarvi. Ricordatevi che non sono un veterinario, quindi vi do dei consigli molto da prendere alla lettera, perché, ripeto, i canarini vanno visti di presenza e per poter giudicare cos'altro. Quindi in tanti mi chiedete perché fa questo, perché fa l'altro, che cos'ha, che cosa non ha, mi mandate video, mi mandate foto, io ho tantissimo piacere di aiutarvi, però prendete sempre con le pinze il mio consiglio, che purtroppo magari la lontananza è questo, quindi eventualmente se volete approfondire il discorso vi consiglio di affidarvi a un veterinario. Però ecco, mi fa comunque piacere darvi il mio parere. E niente, mi fa piacere che mi seguite sempre, siete in tanti a scrivermi e tutto qua. Qua abbiamo, ora vi saluto. Questo è il Eccoci qua. Vi saluto, seguitemi sempre. A presto, ciao a tutti. Ciao ciao.